Buongiorno a tutti, possiamo iniziare questa videoconferenza. Sono presenti a questa videoconferenza ovviamente il vicepresidente della Regione Marche, il dottor Mirko Carloni, nonché assessore anche alla pesca e all'attività faunistico-venatoria. Assieme all'assessore Carloni sono presenti il consigliere federale Claudio Nolli, che segue direttamente questo progetto, soprattutto in questi ultimi mesi, che ringrazio a nome della Regione Marche per essere qua con noi e per essere sempre attento alle problematiche e all'esigenza del nostro territorio. Assieme a lui è presente la signora Luisella Lavetto, che è vicepresidente del settore pesca di superficie della FIPSAS nazionale, che ovviamente, come ho avuto modo di esplicitare prima, ringrazio per la presenza. Ringrazio per la presenza anche Adriano Togni, che è un pilastro della pesca nel territorio della nostra regione e anche un pilastro di FIPSAS. Ringrazio ovviamente anche tutti i giornalisti presenti per darci l'opportunità di diffondere in qualche modo le informazioni riguardo a questo progetto e all'esperienza anche della nostra regione. Se non ci sono interventi, darei la parola al vicepresidente della Regione Marche, o perlomeno quando può parlare, eventualmente la chiede Mirko Carloni. Credo che un attimo sia impegnato, quindi vado avanti io, preannunciando appunto che questa videoconferenza si svolge proprio per presentare e far conoscere quello che sta succedendo nel territorio della Regione Marche e per far sì che informare i pescatori, ma anche la cittadinanza riguardo a questo progetto messo in campo dalla nostra regione, fortemente voluto dall'assessore Carloni, perché in qualche modo va a trovare un punto di equilibrio tra la conservazione delle specie Buongiorno. ittiche e lo svolgimento dell'attività di pesca agonistica e sportiva. Buongiorno, assessore. Se vuole le lascio subito la parola. Ma no, prima mi farebbe piacere che Claudio Nolli insomma, facesse la presentazione dell'evento e poi mi farebbe piacere parlare successivamente. Va bene, ringrazio tutti della partecipazione. Io sono felice di trovarmi in questa circostanza a nome anche del Presidente federale, del Consiglio federale, quindi sono assolutamente contento di fare questa manifestazione. La manifestazione che si svolgerà il 28 di novembre arriva in un momento storico per la pesca sportiva, tra virgolette, drammatico. Congratulazioni alla Regione Marche per l'impegno profuso. Conosco perfettamente gli sforzi che ha fatto il vicepresidente nonché assessore Mirko Carloni, ma anche il suo staff, il suo ufficio, per poter arrivare a questa autorizzazione. Autorizzazione che è arrivata ai primi di agosto e soltanto oggi riusciamo a fare una conferenza stampa. Autorizzazione che ha una validità fino al 31 di dicembre, e tutto questo serve a testimoniare che questo sistema è complicato, è drammatico, perché poi dal 31 di dicembre si ricomincia tutto senza avere un futuro concreto immediato. Questa esperienza che ha fatto la Regione Marche, che non smetterò di ringraziare, serve ancora una volta a far vedere quanto questo attaccamento del Ministero su una norma assolutamente irrazionale sia fatta anche per proteggere dei conflitti di interesse che sono anche palesi. Scusami, Mirko, la franchezza, ma è necessario che la gente sappia. Oggi 19 di novembre, andiamo a promuovere
una gara di pesca che poi i tecnici, sia Toni che la Lavetto, descriveranno dal punto di vista tecnico, in un periodo di pesca che di fatto è ormai praticamente complicato. Dura da 19 di novembre al 31 di dicembre l'autorizzazione. Poi la Regione Marche è assolutamente meritevole di continuare lo sforzo, ma ritengo che il Ministero da questo punto di vista qui stia assolutamente prendendo in giro i pescatori e forse non solo i pescatori. Ringrazio ancora una volta l'assessore perché è stato di un impegno determinante in prima persona, perché si è speso in prima persona. So gli sforzi degli uffici per poter contrastare queste negazioni che comunque anche dopo l'autorizzazione ci sono state, perché lo so. Poi nel frattempo abbiamo capito che le trote quotate al mercato di Londra le abbiamo potute acquistare direttamente da Cartier, perché nel frattempo tutti i costi ci sono saltati addosso, e questo secondo me ci sono significa un plurale maiestatis, non soltanto alla federazione, non solo ai pescatori, ma anche alla regione che chiaramente ha dovuto rincorrere anche dal punto di vista economico non soltanto le autorizzazioni ma anche poi la gestione di tutte le missioni che verranno fatte per una durata di fatto di un mese di pesca a dicembre. I pescatori sanno che cosa significano. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo, mi auguro che le iscrizioni crescano ancora, non sono ancora arrivate al top, sono già al top, ma possono ancora arrivare altre iscrizioni, spero che ne vengano anche altre ancora, di modo che i pescatori che dimostrano il loro grande attaccamento alla loro disciplina si possano esprimere nella loro passione nel modo migliore. Grazie, se poi posso, se servo, rimango assolutamente a disposizione. Grazie Claudio, ringrazio davvero FIPSAS per il sostegno insieme ai tanti pescatori delle Marche. Voglio ringraziare anche Adriano Togni per questa gara che poi spiegherete meglio. Per noi poter fare questa competizione nelle Marche è davvero una grande, grande soddisfazione. Ma non per quanto gara in sé, ma perché ci avete dato veramente un riconoscimento nazionale che è stato conquistato con tanta fatica e anche con alcuni momenti di depressione, di scoramento, perché ci siamo trovati a, per una cosa molto semplice, per fare un rilascio di trote ad uso ricreativo, tra virgolette, un rilascio per uso ricreativo, ci siamo dovuti imbarcare su un percorso amministrativo, autorizzativo, che ci ha veramente fatto perdere mesi e mesi di lavoro. Da febbraio scorso l'ufficio pesca, qui c'è Pensalfini che ringrazio, ha chiesto l'autorizzazione a scopo ricreativo del rilascio e l'abbiamo ricevuto ad agosto 2021, questo giusto per con un gravame di documentazione, di progettualità, di perizie anche fatto dal presidente dell'ordine degli ittiologi italiani, cioè abbiamo dovuto svalicare la montagna per poter avere l'autorizzazione al rilascio di una trota che è allottona come la trota Iridea e che non abbiamo potuto produrre nelle Marche. Questo è un altro momento di dispiacere perché oltre ad essere stato un calvario burocratico, ma abbiamo dovuto anche trovare chi ci produceva una trota Iridea sterile con un procedimento di sterilizzazione che noi non eravamo in grado di fare. Questo è insomma quanto, e capisco che a volte la stampa, che ringrazio per essere presente, magari è interessata molto di più alla polemica, ma in questi casi è davvero fondamentale che ci aiuti, soprattutto ai media, a raccontare di questa gara nazionale che si potrà fare nelle Marche, perché siamo stati l'unica regione che ha visto l'autorizzazione di tutte le altre regioni d'Italia al rilascio delle trote nei fiumi. Quindi questo fatto non è la conclusione, perché ovviamente abbiamo dei fiumi che non sono stati, non abbiamo potuto fare il rilascio delle trote, non certo per nostra volontà. Vorremmo riuscire a fare una richiesta al Ministero anche per i fiumi del Bosso, del Burano, i quali
abbiamo le autorizzazioni, ma vorremmo proseguire anche con altri fiumi dove ci piacerebbe poter fare il rilascio e dare la giusta soddisfazione a chi fa l'attività di pesca, anche perché oltre a questa gara nazionale, di cui io ringrazio immensamente FIPSAS per aver fatto questa competizione, ma la pesca sportiva rappresenta anche un fattore economico non secondario, specialmente per le nostre aree interne, per gli impianti di pesca, e quindi non bisogna sottovalutarla o ricondurla soltanto al divertimento dei pescatori. Questa attività, ancorché diciamo così sportiva, rappresenta anche una fetta economica per il nostro prodotto interno regionale, quindi è davvero importante tenerla da conto. E io mi auguro che questo evento fatto al 28 di novembre possa essere anche un momento di riflessione nazionale su quello che si sta realizzando in questo settore in tutta Italia, perché dobbiamo riflettere su quanto forse la burocrazia ha preso il sopravvento anche rispetto alla logica e al buonsenso. Detto questo, abbiamo anche delle progettualità nelle Marche sperimentali sulla trota, sui vari tipi di trote autoctone che ci piacerebbe produrre in modo significativo, e ringrazio Pensalfini, lo stimolo ad andare avanti così come l'Assam su queste progettualità, perché se siamo in grado di produrre per i prossimi anni delle trote autoctone tutto questo sarà molto più semplice, e anzi vorremmo essere insomma tra i primi a fare un'attività sportiva o competitiva, agonistica, nel rispetto dell'ambiente, nella tutela degli equilibri, perché non credo che nessuno di noi ha interesse ad alterare gli equilibri naturali. Tutt'al più vorremmo creare un percorso che sia oggettivamente compatibile con il buon senso e la razionalità, cosa che in questi mesi è mancata in tutto il paese. Comunque, intanto la soddisfazione di avere questa gara. Vorrei che i pescatori marchigiani sapessero quanto abbiamo lavorato per poter ottenere questo risultato, e mi auguro davvero che non ricominciamo il prossimo anno con la stessa situazione, ma ricominciamo da un gradino più alto, dove siamo già stati onestamente credibili per il percorso che abbiamo saputo mettere in piedi, che non sarebbe stato davvero possibile senza i pescatori e in particolare senza la FIPSAS. Quindi grazie davvero, e non si dice buona pesca perché so che porta sfiga, quindi non lo voglio dire, però vorrei che questa gara diventasse un grande simbolo della sostenibilità ambientale e sportiva della nostra regione. Grazie. Se posso un attimo intervenire, assessore, a certo, spiegare alcuni aspetti del progetto. In pratica, come accennava l'assessore Carloni, a febbraio 2021 la Regione Marche ha presentato al Ministero un progetto per richiedere la deroga all'immissione di specie non autoctone, quali appunto considerate dalla normativa la trota cosiddetta fario. Questa richiesta è legata a un progetto di conservazione della trota autoctona individuata attraverso progetti europei chiamati Life Trota e Life Streams, che hanno individuato appunto i ceppi autoctoni di trote del nostro territorio marchigiano. I fiumi del territorio marchigiano sono stati quindi suddivisi in tre parti: una parte a monte, quindi dalla sorgente, partendo dalla sorgente di ciascun fiume, abbiamo individuato una zona di conservazione della trota autoctona dove vorremmo che ci fossero solo le trote autoctone, mentre un tratto più a valle chiamato zona di pesca facilitata, tenendo conto che questi due tratti sono delimitati dalla presenza di sbarramenti insormontabili alle trote, per evitare quindi che le trote immesse si vadano a, concedetemi questo termine, a mescolare con le trote invece autoctone. Tutti questi passaggi ovviamente sono stati condivisi con il Ministero,
prima di ottenere l'autorizzazione dal Ministero, ci sono state richieste dal Ministero, ISPRA e Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente delle integrazioni al progetto che prevedevano, tra le quali era prevista ad esempio l'individuazione di tutti i punti di missione e quantitativi, ma anche l'individuazione, una sorta di prescrizione per cui il materiale da immettere doveva essere caratterizzato da esemplari sterili. A quel punto è iniziata la ricerca sul mercato di questi esemplari sterili, che non è stata semplice, e abbiamo, dopo una prima ricerca basata appunto per ottenere trote fario sterili, che non ha dato risultati su tutto il territorio europeo, perché oltre che essere sterili avrebbero dovuto avere le idonee certificazioni per poter poi effettuare l'immissione, di conseguenza abbiamo chiesto al Ministero di poter immettere le trote iridee. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Ministero, abbiamo dovuto superare tutta la questione legata alla procedura di valutazione di incidenza, che ha visto coinvolti 18 enti gestori, che colgo l'occasione per ringraziare per la tempestività, la rapidità, anche lo spirito di collaborazione, considerato anche il valore di questo progetto, appunto, che hanno dimostrato, altrimenti saremo ancora a produrre scartoffie. Tutto ciò premesso, quindi siamo arrivati a poter effettuare finalmente questo tipo di attività, che noi riteniamo possa essere utile sia per l'attività sportiva ed agonistica, ma anche per l'attività economica dei territori, perché ricordiamo che la trota sta nell'entroterra, e quindi se pensiamo anche a tutte le zone terremotate, a tutto l'entroterra in generale, porta questo tipo di attività persone, e quindi anche fa conoscere le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio. Dalle informazioni che ci giungono, è da apprezzare anche il fatto che arrivi gente da tutta Italia, che così ha l'occasione appunto di ammirare, conoscere e, perché no, poi tornare in altri momenti nel nostro territorio. Credo sia doveroso anche ringraziare la FIPSAS, nelle persone che ho già nominato, dal presidente nazionale Claudio Nolli, ma anche la FIPSAS regionale rappresentata da Adriano Togni, e lasciatemelo dire anche Sergio Schiavone, che ci ha supportati per le parti di propria competenza. Alcuni pescatori ci hanno chiesto perché quindi le trote iridee e non le fario. Questa è una scelta, in qualche modo è stata imposta da chi ci doveva autorizzare, perché la prescrizione era non tanto sul tipo di trota da immettere, ma sul fatto che dovesse essere sterile. Un altro aspetto che volevo evidenziare, che aveva sottolineato l'assessore, è vero che non abbiamo potuto acquistare le trote dai produttori marchigiani, ma dobbiamo comunque, assessore, ringraziarli per la collaborazione e il supporto che ci hanno dato e tuttora ci stanno dando per poter comunque effettuare le emissioni. Io non ho altro da aggiungere e non voglio rubare troppo tempo. Poi, se magari ci sono domande, ovviamente sono a disposizione. E un'ultima cosa che mi sento di dire è che ovviamente questo non è un punto di arrivo, ma è ovviamente un punto di partenza, ed è necessario che a livello governativo si definiscano meglio le procedure per poter avere questo tipo di autorizzazione, e allo stesso tempo anche la durata temporale di queste autorizzazioni, perché ovviamente un progetto di conservazione di una specie come quella della trota non può avere degli step mensili, ma deve avere una durata pluriennale. Non aggiungo altro.
Un'altra cosa, l'ultima, questa volta per davvero, riguarda il fatto che alcuni fiumi non sono stati coinvolti, soprattutto penso al sud della nostra regione, ovviamente non per volontà, ma per il fatto che prevedere le immissioni in questi fiumi avrebbe in qualche modo compromesso l'esito dell'autorizzazione. Quindi noi adesso stiamo svolgendo i campionamenti ittici in tutti i fiumi delle Marche, poi questi campionamenti verranno ripetuti nella fase post-immissione e dopo aver svolto l'attività di pesca sportiva ed agonistica e anche con i nostri collaboratori delle università che sostengono questo progetto, siamo convinti, insomma, che riusciremo a dimostrare che non ci sono quindi impatti sugli habitat e sulle altre specie e di conseguenza riusciremo anche ad ampliare le porzioni di fiume su cui andare ad immettere appunto le trote a scopo agonistico e sportivo. Quindi non ci si deve allarmare, è iniziato un percorso e l'obiettivo della Regione Marche appunto è quello di ampliare i tratti su cui verranno immesse nel futuro le trote, nel rispetto ovviamente delle norme, perché è sottinteso e doveroso. Già abbiamo iniziato a interloquire con i pescatori di quei territori proprio per capire quali siano tecnicamente i tratti su cui estendere la richiesta per i Scusa prossimi anni. Massimo, penso che possa essere Prego. interessante per la stampa, soprattutto sapere i dati e le informazioni della gara, così danno qualche notizia Certo. su. Certo, di questo ovviamente credo che FIPSAS possa fornire tutti i Abbiamo dettagli. l'unica gara nazionale, se non sbaglio, in Italia fatta nelle Marche. Fatecelo raccontare con un po' di gioia, insomma. Qualcuno che racconti bene come funziona la gara. Chi parla della gara? Adriano Togni. Luisella o Adriano? Adriano Togni. Scusate ragazzi, ma mi è venuta una telefonata sotto, non riuscivo a collegarmi di nuovo. Non ho capito la domanda, scusate. Dici come funziona la gara? Ah, sono dunque un campionato, il primo campionato che si fa nella federazione, campionato italiano a coppie, mai fatto a coppie sulla trota torrente. Verrà diviso in cinque settori da 10 coppie l'uno e gareggiano nello stesso settore. È una prova che abbiamo voluto fare per vedere il risultato. Speriamo che tutto vada nel migliore dei modi perché non ci aiuta nemmeno le condizioni atmosferiche che abbiamo il fiume Esino in questi giorni con tantissima acqua. Il campionato viene svolto da domenica mattina alle 9 fino a mezzogiorno per 3 ore, poi ci saranno le premiazioni, ritrovo sempre rispettando le normative Covid. Abbiamo già il pieno degli alberghi perché dobbiamo già trovare altri alberghi per le persone che arrivano da fuori. Diciamo non nient'altro. Speriamo adesso solo nel tempo che sia clemente e che il No, livello del fiume si abbassi un pochino. Sì. aggiungo io alcune informazioni perché ovviamente in queste 50 coppie c'è una rappresentanza marchigiana, ma abbiamo anche coppie che arrivano dal Piemonte e persino dalla Campania, quindi Esatto. ovviamente dall'Umbria, dalle zone più vicine, ma chiaramente dobbiamo anche riconoscere la volontà dei pescatori, persino dalla campagna, arrivare nelle Marche per fare una gara a coppie innovativa, oltretutto, mi sembra che 50 coppie, 100 persone, magari si può anche andare oltre perché le iscrizioni non sono ancora chiuse, per cui magari chi ci sta ascoltando o ci si ascolterà magari ha l'opportunità di iscriversi ulteriormente.
campionato, speriamo di andare anche oltre. Ti sentiamo a tratti, Claudio. Adesso ti sentiamo. Sì, mi dovete scusare, ma io ho un aereo per cui mi sto trasferendo. Dicevo, se la Luisella può intervenire anche lei, magari dando anche qualche... Buongiorno a tutti. Visione, ora sono impegnato, ecco. Buongiorno. 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 Allora, direi che questa gara è stata fortemente voluta sia dalla federazione, come partendo già dal consiglio, ma ancora di più dal settore, perché ha visto questa l'opportunità di questa manifestazione, il riaprirsi della pesca per i pescatori, che sia che vogliano fare gli agonisti, sia che vogliano fare i pescatori, insomma, manca notevolmente questa loro possibilità. Diciamo che la struttura della manifestazione già è quella che ha elencato dettagliatamente l'Adriano Togni. Saremo sul fiume Esino e avremo la possibilità di avere il gota dell'italiano della pesca in trota torrente, perché insomma hanno dato l'adesione le migliori compagini d'Italia, insomma, quindi è proprio un voler rinascere, se vogliamo dire. Come avete detto, le iscrizioni eravamo partiti da 50, ma proprio perché 50 poteva essere il numero delle coppie anche per questa dannata pandemia che ci sta ancora perseguitando. E comunque le stiamo raggiungendo, sicuramente al Giù le Canne di domenica 28 saremo tutti pronti e presenti. Speriamo francamente che questa sia un avvio per tutti. Anche se inizialmente potevamo presumere che ci fossero avevamo delle difficoltà tecniche subito, perché le trote magari venivano rilasciate in un periodo non proprio dei migliori, la stagione era già avanti, però tutte queste piccole difficoltà sono state superate elegantemente dalla voglia di pescare, quindi possiamo dire grazie Marche, che sia comunque questo l'avvio per quello che è la specialità e per quello che è tutto il seguito. Il settore è a disposizione per qualsiasi cosa. Chiaramente porto i saluti che avrei dovuto portare subito del presidente del settore Fusconi, impegnato per altre attività e altri impegni federali. E che dire, in bocca al lupo a tutti e forza, forza Marche. Grazie Marche. Un attimo, pronto? Eccoci qua. Io direi di concludere qua. Ringrazio davvero tutti i partecipanti alla conferenza stampa. Prego la nostra stampa di dare veramente risalto a questa gara nazionale, che ha assunto un valore simbolico rispetto a questo grande tema della pesca sportiva. E come è stato detto, l'impatto economico sono pieni tutti gli alberghi che sono lì intorno alla gara che faremo il 28. Quindi vi prego, date la massima visibilità anche per riuscire a rendere possibile il prossimo anno l'immissione e la pesca sportiva nelle Marche. Quindi è un motivo di orgoglio ed è qualcosa che dobbiamo anche saper raccontare. Quindi per questo abbiamo organizzato la conferenza stampa. Grazie a FIPSAS e grazie a tutti i giornalisti presenti.